Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi sfruttando il lavoro di altri. Quello di oggi sarà un video ricchissimo e dal setting molto diverso dal solito, perché siamo ormai in pieno clima estivo e ho deciso di fare qualcosa di un pochino particolare, più rilassato, e andremo a reagire a una classifica fatta da WatchMojo America sui 20 migliori giochi Nintendo di sempre. Ora, ovviamente una classifica del genere lascia un po' il tempo che trova, perché è un po' una forzatura mettere insieme titoli così diversi tra di loro e appartenenti anche a epoche così distanti del gaming, ma secondo me può diventare un ottimo spunto di discussione per decidere quali sono i nostri giochi preferiti o quelli che comunque riteniamo fondamentali all'interno dello sconfinato catalogo della grande N. Quindi questa volta assolutamente vi aspetto nei commenti per sapere cosa ne pensate di questa classifica, come la cambiereste e soprattutto se ci sono delle assenze che ritenete imperdonabili. Io per ora ho visto soltanto le prime 2-3 posizioni, quelle più basse della classifica, e secondo me c'è un grandissimo potenziale per incavolarsi parecchio durante questo video, ma staremo a vedere. Prima di iniziare però, come al solito, vi invito a smetterla di poltrire davanti al cellulare e a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso. Lasciate like, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche e poi seguitemi su tutti gli altri social. I link li trovate in descrizione. Io ho detto tutto, iniziamo! Bene Poracci, prima di iniziare a commentare questo video di WatchMojo che si intitola appunto i 20 migliori giochi Nintendo di tutti i tempi, l'unica premessa che viene fatta è appunto quella che sono stati presi all'interno del video soltanto giochi first party, quindi prodotti internamente a Nintendo. Immagino sia stato messo al massimo un solo gioco per serie, almeno io avrei fatto così, ma questo non ve lo so ancora dire. E inoltre il video è anche abbastanza recente, perché è datato 11 dicembre 2021, quindi bene o male dovrebbero esserci potenzialmente tutti i titoli più importanti della storia della grande N. Quindi io direi bando alle ciance e passiamo subito alla posizione numero 20, che è Punch-Out per NES. Sono d'accordo, non sono d'accordo, diciamo che come scelta potenzialmente è un po' controversa, perché di sicuro è uno dei titoli più importanti all'interno del catalogo Nintendo, storicamente ricopre un ruolo fondamentale, la conversione per NES ha aiutato tantissimo a popolarizzare il Nintendo Entertainment System in Nord America, però allo stesso tempo è anche un po' una serie dimenticata che ha avuto neanche troppi titoli e ormai è dormiente dal Wii, quindi più o meno da un 12 anni, almeno 10 anni sicuramente, e quindi non sono neanche d'accordissimo vuol dire che è una delle serie invecchiate meglio, loro dicono che è invecchiata come del buon vino, non sono totalmente d'accordo, però sì, probabilmente se si va a fare una lista di importanza all'interno del catalogo della grande N nel corso di tutta la sua storia all'interno del mondo videoludico, Punch-Out deve essere citato. Se ne avete l'opportunità, vi consiglio comunque di recuperare l'episodio uscito per Wii, sviluppato tra l'altro da Next Level Games, gli stessi di Battle League Football, e altrimenti sappiate che comunque se non avessimo mai avuto Punch-Out non sarebbe mai esistito neanche Wii Sports, in particolare la box. Number 19, Paper Mario, The Thousand Year Door. Paper Mario è il portale millenario, sicuramente il miglior Paper Mario in assoluto, e sì, ci sta che sia all'interno di questa classifica, non lo so, anche un pochino in basso, ecco, senza ombra di dubbio è considerato anche come uno dei migliori giochi per GameCube, e diciamo, me lo aspettavo all'interno di questa classifica, ma probabilmente non avrebbe guastato vederlo un pochino più in alto, perché a livello di gameplay la serie qui ha raggiunto il suo picco, a livello di scrittura anche Portale Millenario è sostanzialmente l'unico capitolo dove tutto funziona alla grande in Paper Mario, c'è un bilanciamento pazzesco che purtroppo tanto nel gioco prima quanto in quelli, soprattutto in quelli successivi, è venuto a mancare. Probabilmente è un gioco così epocale, così importante, che si sarebbe meritato di entrare almeno nella top 10. Ma insomma, vediamo come si struttura questa classifica continuando ad andare avanti con le postazioni. Number 18,
Pikmin 2. Ecco, su questo non sono assolutamente d'accordo, perché appunto Pikmin è una grandissima serie, merita di essere ricordata, merita di stare all'interno di questa classifica, anche perché, se non sbaglio, è l'ultima IP creata da Miyamoto, l'ultima IP originale, e mette in mostra tutto il suo genio creativo, sicuramente. Dei tre Pikmin usciti, non avrei mai citato il 2, sempre che citino soltanto un episodio per, all'interno della classifica. Avrei messo il primo, in quanto rappresentante di tutta quanta la trilogia e il più originale in assoluto, o altrimenti il 3, perché è quello con il gameplay più rifinito. Il secondo, in realtà, è un capitolo un po' di passaggio, di transizione. Secondo me non ha tanto senso metterlo a rappresentanza di tutta la trilogia, e soprattutto, per quanto io voglia bene a Pikmin, per quanto lo trovi geniale, eccetera, eccetera, non lo avrei mai messo sopra a Paper Mario. Mai. Sì, sicuramente l'inclusione del multiplayer era un qualcosa di particolarmente gradito, però il 3 ha perfezionato tutto quello che il 2 aveva introdotto, forse anche in modo un po' goffo. L'1 rimane comunque quello a cui sono più affezionato. Number 17, Kirby Superstar. Allora, l'inclusione di un Kirby me l'aspettavo, ci sta che sia stato messo Superstar. Qui purtroppo non sono neanche così tanto esperto della serie, e sentiamo come giustificano questa inclusione. The moment he did so was when Kirby Superstar launched on the SNES. Superstar, on the other hand, packs in 8 games in one cartridge, and even after belting out several games in the past decade, Superstar remains to be the best. Ci sta, alla fine hanno scelto Superstar proprio perché era il Kirby più completo di tutti all'epoca, aveva questa cosa che introduceva ben 8 giochi all'interno di una singola cartuccia. Non mi esprimo più di tanto perché, ripeto, non sono un super conoscitore del catalogo di Kirby, in realtà poi mi ci sono riavvicinato soprattutto con Kirby e la Terra Perduta. Giusto menzionare una mascotte così importante, qui però mi rimetto agli esperti di Kirby. Fatemi sapere voi se avreste messo in 17esima posizione questo episodio di Kirby. Number 16, Zero GX. Allora, F-Zero GX doveva assolutamente essere uno di quei titoli inseriti all'interno di questa lista, pure troppo in basso, io l'avrei messo molto più sopra, sviluppato però non internamente a Nintendo, perché è stato sviluppato da Sega, però vabbè, rimane un IP first party di Nintendo. Ragazzi, per me questo qua è proprio l'apice delle corse futuristiche, non c'è Wipeout che tenga, non c'è nulla di nulla. Io un gioco così non l'ho mai giocato, non mi è mai più capitato di giocare un titolo che sapesse restituire questa sensazione di velocità, adrenalina in un pacchetto completo. Nintendo, cioè, avrebbe pronta una remaster così, senza dover fare nulla, perché il gioco ancora oggi graficamente è impressionante, siccome non si sono fatti scrupoli a portare su Switch anche giochi molto meno d'impatto di F-Zero GX, perché non resuscitare questa serie spendendo poco, facendo pagare tanto e comunque rendendo felici tutti quanti. Capolavoro, difficoltà perfetta, anzi super impegnativo, tantissime opzioni di personalizzazione, tonnellate di contenuti, spettacolare multiplayer. Nintendo, riportacela, ma soprattutto Watch Mojo, 16esima posizione per F-Zero GX, vergognosa. Più in alto. Number 15, Luigi's Mansion. Allora, stanno dando un sacco di amore al GameCube e ci sta, sono felicissimo. Ora però io non saprei se dire che, se mettere qua Luigi's Mansion, perché dai ragazzi, il primo, per quanto epocale, rimane comunque una demo tecnica, è un gioco che insomma ha dato vita a un filone molto interessante, presentava idee molto carine, ma era poco più di uno showcase tecnico di quello che riusciva a fare il GameCube, e si vedeva tantissimo che c'erano delle idee super interessanti, ma che erano sviluppate poco o praticamente niente. E quindi dai, mi sarei aspettato, se proprio volete inserire Luigi's Mansion, in quanto comunque anche Luigi ha bisogno di essere rappresentato da un platform, mettete il 3. Il 3 avrà sicuramente un'importanza minore rispetto al primo, che comunque era un titolo di lancio del GameCube, eccetera, eccetera,
però a livello di gioco è molto più funzionale, molto più divertente, molto più tutto quanto. Soprattutto se non compariranno altri titoli della serie, a questo punto spero che sia così, perché comunque le posizioni scarseggiano, siamo arrivati alla quindicesima, quindi insomma non ci si può neanche permettere, secondo me, di iniziare a mettere più di Luigi's Mansion nei migliori 20 giochi di sempre della Nintendo. Quindi per me questa posizione proprio no, non esiste. Al massimo avrei messo Luigi's Mansion 3 al proprio in fondo alla classifica. Number 14, Super Mario Odyssey. Questo ci può stare perché Super Mario Odyssey per me è uno dei platform 3D più belli di tutti i tempi. Non ha la carica rivoluzionaria che ebbe, che ne so, un Super Mario 64, che a questo punto ci sarà più avanti nella classifica, o che ne so, anche un Super Mario Bros. 1 o 3. È comunque un gioco perfetto, uno dei migliori di questa generazione di console, se siamo ancora in questa generazione di console, oppure siamo già all'interno della next gen, ma Nintendo ormai credo che il concetto di generazione videoludica interessi ben poco. La cosa che un po' mi lascia perplesso è che nel corso degli anni, in realtà, l'entusiasmo intorno a Super Mario Odyssey sia un po' ridimensionato, secondo me è sbagliato. Si tratta di un platform mastodontico, tra l'altro arrivato nel momento giusto, sulla console giusta, e si merita sicuramente una menzione all'interno dei 20 migliori giochi di sempre della grande N. Certo è che il problema, continuo a ripetermi, è che ci sono pochi spazi. A questo punto io avrei veramente tenuto un solo rappresentante per serie, o al massimo avrei scelto soltanto un Mario dei platform in 3D, un Mario dei platform in 2D, poi magari un Mario dei platform per console portatili. Però vedete, già così praticamente occupate 3-4 posizioni diverse. Chi scegli vai a fare un torto. Super Mario Odyssey per me in questo punto la classifica ci sta. Per come l'ho adorato io personalmente, l'avrei messo anche più avanti, magari nella top 10. Per me si tratta di un gioco fantastico. Però bene che sia stato inserito, e secondo me non va bene invece che nel corso degli anni l'entusiasmo stia andando scemando nei confronti di questo gioco. È un vero peccato. Number 13. Fire Emblem. No, ragazzi, non ci sto. non l'accetto perché, tra l'altro, non sono un fan della saga di Fire Emblem, non sono un fan degli RTS e tutto quanto, ma so per certo che Three Houses non è, anche dagli appassionati, non è considerato come il migliore della saga. Boh, non lo so, per me è proprio un'occasione, cioè è proprio una postazione sprecata, non esiste. Tra l'altro mi dispiace dirlo, ma un gioco che anche tecnicamente non era niente di che quando è uscito nel 2017-2018, no. Oh, per fortuna, posizione numero 12, fermi tutti, oh, ci sta Donkey Kong Country 2. Devo mettere un attimo pausa perché sennò mi sento male. C'è stata, diciamo, la botta di Fire Emblem Three Houses sparato là, giusto per far contento il pubblico Switch. E poi, meno male, un capolavoro dell'epoca Super Nintendo, Donkey Kong Country 2, il migliore, il Diddy's Kong Quest, il migliore in assoluto della trilogia originale. Questo, ragazzi, è lo stato dell'arte del platform in due dimensioni. Veramente, non penso si possa chiedere qualcosa di più da quell'era del gaming, da quell'era del platform, una Rare fuori controllo che su Super Nintendo e Nintendo 64 avrebbe sfornato solo capolavori, spaziando poi tra i generi più diversi, ma soprattutto sui platform Rare non aveva rivali. Trovatemi un difetto di Donkey Kong Country 2? Non c'è. E se lo trovate, comunque non vi ascolterò, anche se me lo dite in faccia, perché per me è proprio rasenta alla perfezione. Sono felice che sia stato inserito all'interno della classifica. Andava messo nella top 10 probabilmente. Ora sono curioso di vedere quali saranno i titoli inseriti all'interno della top 10. Inizio ad avere abbastanza paura, anche se poi alla fine credo che la top 3 sia quella che ci possiamo immaginare molto facilmente. Donkey Kong Country 2 nel cuore, si potrebbe mettere pure più avanti, ecco. Se non avete mai giocato, recuperatelo su NSO, cioè sull'abbonamento base all'interno del catalogo del Super Nintendo. Sono d'accordo, ovviamente stanno dicendo sostanzialmente che questo qua è il gioco che ha portato la serie su tutto un altro livello qualitativo. Purtroppo non è più stato raggiunto con il terzo capitolo, ma secondo me con i Returns
Retro Studios ci si avvicina tantissimo alla qualità raggiunta a Rare. Trouble, number 11. Oh, vabbè. Vabbè, cioè stiamo parlando di uno dei giochi più importanti di tutti i tempi. Guarda caso, è uscito su GameCube. Undicesima posizione, troppo bassa. Non sono assolutamente d'accordo. Qui, personalmente, forse sì, meriterebbe qualcosina. Oddio, no, è difficile. Vedete, è praticamente impossibile, ragazzi, andare a scegliere 20 nuovi giochi Nintendo, perché cioè, sono troppi, c'è poco da fare. Dove peschi, sono capolavori. Per la mia storia personale di videogiocatore, per i ricordi che ho legati a Metroid Prime, il primo su GameCube epocale, per me non dico che è da top 3, ma comunque ci si avvicina tanto al podio. Pazzesco, cioè è impressionante come Nintendo, in questo caso Retro Studios, siano riusciti a tradurre in tre dimensioni quello che era un concept ormai collaudato e rodato in due dimensioni. Super Metroid, uno dei giochi più importanti di tutti i tempi, e sono riusciti a farlo tra l'altro in un modo pazzesco. Cioè all'epoca, lasciate perdere che ora i controlli dei Prime sono abbastanza invecchiati, però all'epoca sembrava veramente che la struttura da Metroidvania della prima persona, questo FPA, questo First Person Adventure, fosse la declinazione massima e proprio la declinazione su cui fosse da sempre stato pensato un tipo di videogioco come quello dei Metroidvania. Pazzesco, pieno di tocchi di classe, pieno di chicche, la narrativa ambientale che veniva raccontata anche dalle sciocchezze come il riflesso degli occhi di Samus nel visore quando c'erano i giochi di luce. Potrei stare a parlarne per ore, poi mi emoziono. E ci sta, ma è criminale il fatto che non sia stato inserito all'interno della top 10. E speriamo veramente che Nintendo si decida per questo 2022 a tirare fuori il remake, remaster di questo primo episodio, e che faccia anche da apripista non solo al 4, ma anche a riscoprire Icos, il secondo, e perché no, anche il Corruption. Attenzione, Breath of the Wild al posto numero 10. Ecco, questo sono sicuro è una di quelle cose che farà discutere tantissimo, ma proprio un botto, perché in realtà secondo me l'unico problema di Breath of the Wild è che è ancora troppo presto per parlarne. Sono passati solo 5 anni e in realtà per poter parlare di capolavoro, di gioco che segna la storia del gaming e che rivoluziona tutto il panorama videoludico, in realtà c'è bisogno di distacco emotivo, e il distacco emotivo arriva soltanto con gli anni che passano. Breath of the Wild probabilmente sì, sarà un gioco che verrà ricordato come uno dei momenti più alti degli anni 10 del nuovo millennio, però riesci veramente adesso in modo lucido a capire quanto sia stato influente rispetto a un Ocarina of Time, a quanto sia stato fondamentale nell'idea di open world in tre dimensioni rispetto a un Super Mario 64? Secondo me è ancora presto, c'è ancora troppo entusiasmo intorno al gioco e la critica non è ancora matura e lucida al punto giusto da potersi esprimere in modo corretto nei confronti di questo che rimane un capolavoro, che probabilmente si merita la decima posizione, probabilmente anche qualcosina di più, però se andate a chiedere a qualcuno che ha più di 30 anni probabilmente vi dirà che non è nulla in confronto a Ocarina of Time, non è nulla in confronto a Link to the Past, e invece se andate a chiedere a chi ha meno di 23 anni probabilmente vi dirà che Ocarina of Time e A Link to the Past sono ingiocabili e Breath of the Wild invece è un capolavoro senza tempo. Dipende appunto molto dalle prospettive, fatemi sapere voi nei commenti dove l'avreste messo. Io probabilmente gli avrei dato anche qualcosina in più, decima posizione proprio straparacula. Watch Mojo ha fatto un po' il paraculo, ecco. Chiaramente Ocarina of Time sarà posizionato dopo, perché sennò c'è una sorta di rivoluzione interna. Golden Silver del 2000, nona posizione. Vabbè, i Pokémon andavano messi per forza. Lo sapete, non sono un amante del brand a livelli super fan, eccetera, eccetera. Piano piano sto riscoprendo tutto quello che c'è da scoprire. Purtroppo sono abbastanza vecchio da ricordarmi con precisione quando uscirono Golden Silver. Apprezzai tantissimo la prima gen, molto. Ho vissuto in modo molto più distaccato la seconda. Ci può stare che sia stata messa
all'interno della top 10, probabilmente, però da quello che almeno mi dite sempre voi a livello di feedback, avrebbe avuto più senso, se si va a considerare proprio i giochi, avrebbe avuto più senso posizionare magari la quarta o quinta generazione. Invece se si va a vedere soltanto il criterio dell'impatto che ha avuto il gioco all'interno del panorama videoludico di quell'epoca e anche poi di quello che è venuto dopo, probabilmente vanno benissimo. Va benissimo la seconda generazione, però a questo punto io avrei messo la prima, se ne dobbiamo scegliere una come rappresentante. È anche vero che la seconda sostanzialmente espandeva a dismisura tutto quello che già sembrava un JRPG gigantesco per il Game Boy, quindi insomma, diciamo, ci sta da non amante dei Pokémon hanno una posizione sopra Breath of the Wild, un po' brucia. E soprattutto Metroid Prime. Vergogna. Number 8, Star Fox. No, 64. No, non sono assolutamente d'accordo. Questa è chiaramente una scelta da americani, perché gli americani stanno, come dice Roma, stanno a rota di Star Fox. E no, ragazzi, Star Fox 64 sì, per carità, era per l'epoca era impressionante, ma non mi sognerei mai di metterlo. La top 10 della storia Nintendo. No, vi giuro, questo per me è scandaloso, è proprio scandaloso. Se lo volete mettere, mettetelo, ma nella top 20. Non dopo il quindicesimo posto, proprio mai nella vita. Sì, per carità, espandeva, nel senso, il primo Star Fox al modo suo fu rivoluzionario, questo aggiungeva tutto quei tratti cinematografici che poi mancavano alle produzioni Nintendo 64. Capisco che ci possono essere dei giocatori super affezionati e super tristi che la serie poi si sia persa nei meandri del tempo e della Wii U, però no, dai ragazzi, no. Non ci sto. Troppo alta come posizione. Sì, rimane quello che di meglio il franchise ha da offrire, però è anche vero che secondo me non è abbastanza. No. Questa è una scelta, mettere al settimo posto New Horizons è una scelta fatta per soddisfare i giocatori nati ieri, sostanzialmente. Sì, è stato il gioco perfetto per la pandemia, verrà ricordato come un fenomeno culturale, il gioco giusto al momento giusto, questo veramente, che ha fatto arricchire Nintendo a schifo, però dai, non mi venite a dire che è tra i 10 migliori giochi mai fatti da Nintendo, perché sappiamo tra l'altro tutti quanti benissimo, lo dico da non super esperto della serie, sappiamo tutti quanti benissimo i limiti strutturali che ha questo gioco, che sono sostanzialmente poi una mancanza di contenuti, un'incapacità di garantire un supporto continuo all'infuori di un unico aggiornamento che è arrivato fuori tempo massimo. E sono sicuro, ma perché lo so, perché me lo avete detto voi più e più volte, che se andiamo a prendere un fan della serie mi dirà che tutto quello mostrato in New Horizons non è nuovo e soprattutto mancano tante cose che erano ormai proprie della serie negli episodi passati. È giustissimo mettere la serie di Dobutsu no Mori, di Animal Forest, ma mettete quella per Nintendo 64, mettete la versione occidentale per GameCube, fate qualcosa, ma non mettete New Horizons. Hey. Le componenti multiplayer, ma pazzesche. Un gioco indietro di 20 anni. Number 6, Super Mario. Eh beh. Attenzione, perché questo qua è rischiosissimo, eh. Stiamo mettendo veramente uno dei migliori platform 2D di tutti i tempi solo al sesto posto. Sappiamo benissimo quali sono i nomi che mancano, però, cioè, a questo punto è ancora più irrispettoso il settimo posto di New Horizons, hey, all kinds of secrets, perché cioè, siamo proprio su due leghe completamente diverse. Dai, non esiste proprio. Cioè, proprio... Scusate, ma New Horizons mi ha scioccato. Alternate paths leading to... Number 5, Mario Kart 8 Deluxe. No, vabbè, non sono assolutamente d'accordo. Questa cosa è scandalosa. Ma capisco che hanno voluto, diciamo, mettere in risalto probabilmente l'influenza che ha avuto Switch nell'economia del gaming contemporaneo e moderno, ma se vai a mettere... È il miglior Mario Kart di sempre? Probabilmente sì. È quello che a livello di contenuti è il più ricco di tutti quanti, però, cioè sì, il più grande pregio che ha questo 8 Deluxe è che il Mario Kart ha venduto più di tutti, cioè una gallina dalle uova d'oro, ma secondo me è soltanto perché la gente ha voglia di Mario Kart, la gente è divertita da questo gioco, e in realtà, cioè, diciamocela chiaramente, diciamola tutta,
è un titolo che in realtà non è neanche originale, cioè a questo punto mettete l'8 su Wii U. Per esempio, a me ha sempre infastidito tantissimo che non ci fosse alcun tipo di senso di progressione all'interno dell'8 Deluxe e fosse sostanzialmente un gioco pronto, cotto e mangiato per essere goduto da subito da tutti quelli che avevano appena comprato la Switch. È stata, diciamo, una mossa super fortunata da parte di Nintendo, però che a livello ludico, che a livello ma anche di emozione, di sentimento, aggiunge ben poco. Si è semplicemente avuto la fortuna e si affacciava a una platea gigantesca e giustamente finalmente è stato riconosciuto il valore di questo gioco. Ci sono stati, per esempio, giochi che magari hanno avuto meno successo di 8 Deluxe, però almeno hanno apportato qualcosa di rivoluzionario, qualcosa di significativo, magari non nel contesto generale dei videogiochi in assoluto, ma all'interno della storia di Nintendo. Pensate per esempio al multiplayer di Mario Kart DS, pensate alla trovata del Double Dash. Ci sono tantissime cose che si sarebbero potute andare a pescare dalla storia di Mario Kart, che è uno dei franchise di punta di Nintendo e va inserito in una classifica del genere. Ma l'8 Deluxe, fra 10 anni, ci ricorderemo ancora come uno dei migliori Mario Kart di sempre o semplicemente come il Mario Kart che ha venduto più di tutti? È questo, secondo me, che dovremmo chiederci. Number 4, Super yes. Metroid. Yeah. Oh, con questo ci sto tantissimo. Ragazzi, giocatelo su... Vabbè, cioè su Metroid neanche mi esprimo più di tanto. Sapete quanto io ami la serie, quanto ami il genere, quanto ami Super Metroid. Giocatelo su NSO. Preparatevi a un titolo difficile, molto difficile, oscuro nella progressione, altro che Dread. Appunto, questo è un titolo che va contestualizzato. Prendete, è uscito nel 94, nel 96. Immaginatevi cosa poteva significare avere una grafica del genere, una mappa del genere, un sistema di controllo del genere, una libertà di movimento del genere su una cartuccia per Super Nintendo. Veramente il top del top. E oggi l'impatto non è più lo stesso, ma quello che ha significato Super Metroid all'interno della storia del videogioco, mi dispiace, ben pochi altri titoli potranno rappresentarlo. E mi ricollego poi a quello che stavo dicendo prima su Mario Kart. Io penso che lascerà un segno molto più indelebile l'era del Super Nintendo con queste sperimentazioni, l'era del Nintendo 64 con il concetto di multiplayer in locale portato proprio alla sua massima espressione, piuttosto che un gioco come Mario Kart 8 Deluxe, perfetto per vendere, perfetto perché rappresenta la chiusura di un ciclo, ma che poi in realtà cos'è che aggiunge veramente? E in più, è anche una remaster, quindi non lo so, rimarrò scandalizzato per sempre. Quarto posto meritatissimo per Super Metroid, ci mancherebbe altro. E a questo punto vediamo come finisce il video. Number 3, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Lo sappiamo tutti, sarebbe arrivato prima o poi Ocarina of Time in terza posizione. Va benissimo, ci sta. È un capolavoro che possiamo giudicare lucidamente. Lo so ragazzi, è invecchiato male, il Nintendo 64 era quello che era, i primi giochi in tre dimensioni purtroppo accusano tantissimo il passare del tempo, però cioè, stiamo parlando comunque di uno dei titoli che ha scritto tutte le coordinate del gaming moderno e contemporaneo, quindi cioè, sì, è facile criticare gli evidenti difetti, giocatevi la versione per 3DS. E niente, però non rompete le scatole perché questo è un gioco da podio e sul serio, cioè l'impatto che ebbe Ocarina of Time, Super Mario 64, che spoiler, sicuro sarà al primo posto, e Ocarina of Time, l'impatto che ebbero sul giocatore dell'epoca, ma anche poi su quello di 10 anni dopo, 20 anni dopo, eccetera, eccetera, mi dispiace, ma non c'è nient'altro che potrà mai, mai, mai replicare delle sensazioni del genere. Attenzione! Questo mi coglie di sorpresa perché Super Mario 64 è in seconda posizione. Io mi sarei aspettato uno scontatissimo primo posto. Invece, Watch Mojo vuole sorprenderci così. Ci sta, vale lo stesso identico discorso che abbiamo fatto per Ocarina of Time. Qui però se vogliamo ancora di più, perché con Mario 64 per la prima volta abbiamo assaporato il passaggio alle tre dimensioni, e non è che è stato un passaggio fatto così a caso, cioè è stata una cosa impressionante,
ha scritto il concetto di open world, di free open zone, di free roaming, libertà di movimento, telecamera tridimensionale. Cioè, immaginatevi passare dal 2D al 3D, e il primo vero esponente del platform 3D è praticamente il platform 3D perfetto. Non c'è stata una via di mezzo, si vede che Miyamoto e Nintendo ci hanno lavorato tantissimo, per creare un gioco che sapesse essere rivoluzionario, anzi rivoluzionario, ma allo stesso tempo potesse esserlo anche perché completamente costruito sulle caratteristiche hardware del Nintendo 64, non solo le capacità tecniche, ma anche sul controller. Del gioco potrei parlarvene per ore, lo sapete, ci ho dedicato anche parecchi video. Capolavoro immortale, a questo punto che ci sarà al primo posto? Before we continue, pensavo ci fosse ci fosse South Park. Ne approfitto anch'io. Poracci, questo video non è sponsorizzato se non da voi stessi. Grazie mille per il supporto che mi date con i vostri commenti, le vostre interazioni, il vostro semplicemente guardare il video. Mi aiutate a crescere sempre di più su YouTube, e se siete arrivati fino a questo punto vi ringrazio enormemente, e soprattutto ringrazio tutti gli abbonati al Patreon. Senza di loro tutto questo non sarebbe possibile. Posizione numero 1, grazie mille. Number 1, Super Smash Bros. No, ma che cazzo? No, follia pura. Follia, cioè, odierò per sempre questo video perché mi fanno dire delle cose di Smash che non voglio dire perché non le penso, perché per me è un capolavoro, perché è una delle serie a cui voglio più bene in assoluto. È un titolo epocale. Ultimate mi ha dato... cioè, è qualcosa di fondamentale proprio per la mia crescita da gamer, ma anche per questo canale. È stato uno dei primi titoli che mi ha permesso di avere il primo nucleo di iscritti affezionati. Ma porca miseria, non mi puoi mettere Super Smash Bros. Ultimate come miglior gioco di sempre di Nintendo. Ma come ti viene in mente? No, perché sono d'accordo che è effettivamente la lettera d'amore definitiva al videogioco tutto. Va benissimo. E è il miglior Smash di sempre? Probabilmente sì. Ha raggiunto delle cose, dei traguardi impressionanti, e non ci sarà mai più un altro Smash come Ultimate, un altro Smash basato sul concetto di Everyone is Here. Va benissimo, ma non possiamo considerarlo come il miglior gioco Nintendo di sempre. Stiamo parlando di un titolo che a livello di single player non ha nulla da offrire, proprio nulla. La modalità spiriti è ridicola, hanno tolto i trofei, che erano una delle cose che più adoravo della serie di Smash, ed è anche una delle cose che più ha aiutato alla diffusione di brand e personaggi che altrimenti sarebbero rimasti per sempre sconosciuti in Occidente, mentre qua con gli spiriti non abbiamo nulla se non delle figurine senza neanche una descrizione. E soprattutto poi il miglior gioco di sempre è un gioco che dovrebbe fare dell'online il suo punto di forza e non ha nulla, e ha una gestione dell'infrastruttura online penosa. Ripeto, odio questo video perché mi fa essere cattivo con Smash Ultimate, che è un gioco che adoro, però no, miglior gioco di sempre, ma mai nella vita, proprio... Possiamo mettere una top 10, ma avrei scelto un solo Smash e avrei messo il Melee, perché è quello che è il più rappresentativo, è quello il più epocale, è quello che ancora oggi viene giocato. Se domani fanno un Ultimate 2 con un online che funziona, Ultimate 1 se lo dimenticano tutti quanti come si sono dimenticati Smash 4. Melee lo continueranno a giocare all'infinito. C'è proprio una differenza sostanziale di valore tra questi giochi. E la classifica di WatchMojo non è stato in grado di interpretare questo fattore. Bracci, che dire, sono rimasto abbastanza scandalizzato. In realtà pensavo molto peggio, e sono anche felice che non abbiano scelto la strada più semplice in assoluto, ovvero quella di mettere in prima posizione Super Mario 64 e in seconda posizione Ocarina of Time. Hanno dato un piccolo twist, ma sbagliato. Cioè, c'è stato il colpo di scena, ma è stato un colpo di scena che non interessava a nessuno. E soprattutto troppa rappresentanza di Nintendo Switch,
che è una console che adoro, è una console a cui voglio benissimo, e anche va lo stesso discorso di Smash, è una console che mi ha aiutato tantissimo, anche personalmente, sia a riavvicinarmi al mondo del gaming, sia a crescere con il canale, ma non esiste proprio che la top 10 sia presente solo i giochi usciti su Switch. Cioè, chiaramente troppo entusiasmo intorno a questa console che non viene ancora giudicata criticamente e analiticamente, oppure soprattutto è stato fatto un video con la paura che andando a prendere brand o comunque titoli troppo vecchi il giovane pubblico non li avrebbe riconosciuti, e quindi si è scelto come linea editoriale di rimanere ancorati quanto più possibile ai super nomi extra conosciuti e a tutto quello che è uscito su Switch. Per me una scelta poco coraggiosa che rende questa classifica un mezzo disastro, e proprio per questo voglio sapere cosa ne pensate voi, vi aspetto nei commenti, fatemi sapere se, soprattutto se questo format abbastanza improvvisato vi è piaciuto, se questa, penso, ventina di minuti vi ha tenuto compagnia. Mario, perché no, suggeritemi anche qualche altro argomento, qualche altra reaction da fare qua sul canale. Come al solito vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo, fatemi sapere le vostre classifiche, vi aspetto nei commenti e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Voi, mi raccomando, fate bravi, reactate duro, ma soprattutto nerdate ancora più duro, a differenza di WatchMojo. Io sono il Poro Reaction, Michele Mojo, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale, e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! No, ma che cazzo? No, 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 no.